Area transennata in attesa dei lavori di consolidamento. Questo l'esito del primo sopralluogo nel muro a secco della circonvallazione che porta Ragusa Ibla, crollato sabato pomeriggio probabilmente per via delle abbondanti piogge. Il muro, lungo 6 metri e alto 2, è crollato nella strada sottostante, invadendo marciapiede e corsia di marcia. Una tragedia per fortuna solo sfiorata, in quanto alle 14, quando si è verificato il crollo, non transitavano passanti o auto nella zona. Il primo sopralluogo ufficiale, che ha coinvolto tecnici della Protezione Civile Comunale del settore centri storici, è stato utile per una verifica complessiva della situazione. Il muro sarebbe di proprietà di un privato che dovrebbe provvedere al ripristino dell'area interessata con la supervisione dei tecnici dell'amministrazione comunale. Intorno alle 13 durante il sopralluogo nel cantiere di Via Roma per lo stato dei lavori di riqualificazione è previsto un nuovo confronto interno all'amministrazione comunale. L'obiettivo è provvedere da un lato alla messa in sicurezza dell'area, viste le abbondanti piogge dei giorni scorsi, scongiurando nuovi possibili crolli, e dall'altro al ripristino completo del transito veicolare al momento interrotto nel tratto della Chiesa della Bambina del quartiere barocco a Largo San Paolo.